Buongiorno a tutti, sono Giusy Lombardi, responsabile del progetto Creiamo PA. Creiamo PA sta per competenze e reti per l'integrazione ambientale e il miglioramento delle organizzazioni della PA. Già dal titolo si capisce che due degli obiettivi principali e i due fronti su cui si sta lavorando è quello di indurre dei cambiamenti all'interno dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, proprio per migliorare la capacità di diversi uffici che concorrono ad un medesimo obiettivo di poter collaborare e cooperare tra di loro in maniera efficiente ed efficace. L'altro obiettivo del progetto è quello di far sì che quella che noi chiamiamo componente ambientale, che è uno degli argomenti trasversali perché interessa tutti i settori, anche quelli non prettamente ambientali, quindi entri a far parte proprio nel concetto di quella che è la politica pubblica. Il progetto Creiamo PA, come potete vedere dai loghi riportati in basso, è un progetto finanziato dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del PON Governance e capacità istituzionale, che vede il Ministero dell'Ambiente proprio come promotore di questo progetto e vede Sogesid quale ente attuatore di tutte le iniziative che sono promosse all'interno del progetto per le competenze tecniche specialistiche che ha maturato in questi anni proprio nel rapporto di collaborazione che ha consolidato con il Ministero dell'Ambiente. Due sono i progetti del Ministero dell'Ambiente finanziati nell'ambito del PON Governance. Il primo è Creiamo PA, che nell'ambito dell'asse 1, quindi Fondo Sociale Europeo, il cui obiettivo è quello di rafforzare la capacità della pubblica amministrazione e dei soggetti competenti in materia ambientale. L'altro progetto, che invece è finanziato dall'asse 3 del PON nell'ambito del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, che è Mettiamoci in Riga, che ha l'obiettivo di migliorare la governance multilivello tra coloro che si occupano appunto di quella che è la tematica ambientale. Perché i progetti? Il Ministero ha ragionato nell'ottica di presentare due progetti nell'ambito della PON Governance. Uno degli obiettivi principali e comuni a tutte le direzioni generali è stato quello di creare sinergia tra quelle che sono le azioni di politica ordinaria con quelle azioni di politica straordinaria. Le azioni di politica straordinaria nel caso specifico sono sia a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, per cui il Ministero dell'Ambiente ha un programma operativo ambiente finanziato da tale fondo che prevede infrastrutture ambientali nel settore idrico-fognario, dissesto idrogeologico, bonifiche, efficientamento energetico degli edifici pubblici, interventi di infrastrutture ambientali, parliamo generalmente, e dall'altra parte i fondi strutturali di investimento europei, per cui trovano collocazione i due progetti nell'ambito del PON Governance. Quindi l'obiettivo è quello di arrivare, ed è stato quello di arrivare a quella che noi come Ministero definiamo una programmazione ambientale unitaria, che si compone delle tre componenti, quindi infrastrutture ambientali strategiche, azioni integrate ambientali che stiamo portando avanti in collaborazione con altre amministrazioni centrali titolari di programmi operativi nazionali, e ovviamente lavorare su quella che è la governance dei processi, perché una delle criticità che abbiamo riscontrato proprio nell'azione quotidiana che portiamo avanti è quella proprio di una carenza strutturata di una governance, quindi una capacità di interagire tra le diverse strutture che poi concorrono a quelli che sono gli obiettivi di carattere ambientale. Come nasce il progetto? Il progetto nasce, a differenza di quanto accaduto in passato, dalla collaborazione di tutte le direzioni generali del Ministero che si occupano di materie tecniche, prettamente tecniche,
e ovviamente loro hanno portato sul tavolo quelle che sono le criticità e le esigenze che provenivano dai territori nell'ambito di tavoli interistituzionali già avviati con i territori per diciamo, le attività di carattere ordinario. Da qui è venuta appunto la costruzione di quelle che sono poi le linee di intervento che hanno portato alla strutturazione dei due progetti del Ministero dell'Ambiente. Ovviamente non si parla solamente di elementi di criticità, ma come potete vedere vengono portate al tavolo anche le buone esperienze che sono state sviluppate nell'ambito dell'attività ordinaria per far appunto leva su queste capacità già interne alle pubbliche amministrazioni per mettere diciamo, a frutto e per condividere queste conoscenze che potrebbero aiutare anche altri soggetti che si trovano in difficoltà nell'approcciare una determinata tematica ambientale. Ovviamente tutto ciò ha comportato, e qui mi ricollego a uno degli obiettivi del progetto, che è quello di migliorare l'organizzazione della PA, che è uno degli obiettivi anche del PON Governance, è stata quella di definire un'organizzazione interna del Ministero dell'Ambiente proprio per poter garantire l'efficacia dell'azione che si sta mettendo in campo. Quindi da una parte c'è una direzione generale che costituisce il centro di responsabilità amministrativo-gestionale dell'intero progetto e dall'altra parte tutte le direzioni generali che seguono dal punto di vista tecnico l'attuazione delle diverse linee di intervento che hanno proposto. Ovviamente queste strutture non sono tra di loro separate, ma c'è un continuo interscambio tra le diverse strutture grazie alla costituzione di un gruppo di lavoro interdirezionale che tende, diciamo, ad indirizzare indirizzare le scelte e risolvere eventuali criticità che si manifestano in corso di attuazione dell'intero progetto. Ovviamente questa organizzazione è mappata da tutta una procedura amministrativa che abbiamo messo in campo, dove sono ben declinate quali sono le responsabilità di ciascun soggetto che concorre all'attuazione del progetto. Il progetto si compone di 9 linee di intervento, di cui 7 sono tematiche e 2 sono trasversali. Le 2 trasversali, che riguardano tutti e 7 i tematismi ambientali, riguardano le valutazioni ambientali e la valutazione di incidenza. La linea di attività di oggi, che riguarda la formazione e la diffusione del GPP, che è uno dei temi cardine del PON Governance, perché considerate il PON Governance è stato scritto, quindi è stato scritto, diciamo, a fine programmazione 2007-2013 e ha voluto inserire come tema ambientale portante proprio la diffusione del GPP, in quanto all'epoca ancora non esisteva un quadro normativo che aveva introdotto l'obbligo appunto dell'utilizzo dei CAM negli acquisti pubblici. Per questo, diciamo, possiamo considerare il PON Governance un precursore. Poi ovviamente negli anni lo scenario di riferimento normativo è mutato e quindi oggi quello che è diventato, diciamo, un obbligo, però è possibile affiancarlo da un'azione preventiva che abbiamo messo in campo appunto con il progetto Creiamo PA, che era quella di favorire la formazione di tutti i soggetti di tutti coloro che devono applicare i criteri ambientali minimi, proprio per rendere efficace l'azione che dovrà essere portata avanti. Quali sono gli obiettivi del progetto? L'abbiamo detto: rafforzare la capacità della pubblica amministrazione e dei soggetti competenti. Innanzitutto uno degli aspetti fondamentali è quello di far proprio e integrare il principio di sostenibilità ambientale nelle politiche pubbliche e quindi considerare l'ambiente non come un freno allo sviluppo, bensì come un motore per lo sviluppo.
L'altro aspetto fondamentale è quello di poter affrontare i cambiamenti introdotti dalle riforme in atto, coniugando appunto i principi di tutela e salvaguardia con quelli che sono poi i principi, che è poi il principio di sviluppo e competitività. Le azioni che sono previste dal progetto riguardano la formazione e l'affiancamento on the job su iniziative progettuali riferite a tematismi ambientali specifici, è il caso ad esempio cambiamenti climatici, mobilità sostenibile, blue e green economy e così via. Poi abbiamo delle azioni rivolte all'integrazione delle procedure valutative, quindi VAS, VIE e VINCA, interventi di promozione e diffusione dello strumento del GPP, che è appunto la linea di intervento che si avvia oggi con questa iniziativa. Operativamente in che cosa consistono le azioni che verranno messe in campo? Innanzitutto verranno realizzati e progettati dei percorsi di approfondimento che superano le logiche legate ai singoli settori e diciamo, si basano su un comportamento proattivo, vale a dire su un dare e avere, cioè noi non è che ci erigiamo diciamo, come amministrazione centrale diciamo, che dà delle indicazioni in maniera unilaterale, ma ci deve essere uno scambio reciproco proprio per poter diciamo, favorire sia lo scambio di esperienze e sia poter recepire quelle che sono le difficoltà dei territori e di trovare delle soluzioni condivise per poterle indirizzare adeguatamente. E quindi in questo modo cioè, noi ci prefiggiamo di reinterpretare quello che è il ruolo dell'amministrazione centrale attraverso un rapporto che deve essere un rapporto alla pari. Considerate che noi da soli come Ministero non potremo andare da nessuna parte se non c'è una rispondenza da parte vostra. Ovviamente noi possiamo sbagliare e ci auguriamo che voi ci facciate notare eventuali diciamo, difficoltà o criticità che voi stessi avete nell'interlocuzione con noi nel portare avanti questa linea nello specifico, ma così questo discorso vale per tutte le linee di intervento che stiamo promuovendo. Per questo io vi chiedo la cortesia di compilare il questionario di gradimento che avete all'interno della vostra cartellina, anche perché in questo modo ci aiutate a trovare dei correttivi nelle azioni che stiamo mettendo in campo e quindi ci aiutate a migliorare la nostra azione. Tutte le informazioni del progetto le potete trovare sul sito del Ministero dell'Ambiente. In quest'ultimo periodo stiamo cercando di perfezionare l'affidamento alla società che svilupperà il sito dedicato al progetto, quindi a breve ci sarà un sito dedicato, però provvisoriamente tutte le informazioni sulle varie linee di intervento, tutte le iniziative promosse nell'ambito del progetto Creiamo PA, così come per l'altro progetto Mettiamoci in Riga, le potete trovare sul sito del Ministero dell'Ambiente. Grazie per l'attenzione, vi auguro buon lavoro.